I dati che arrivano dall'Europa sono ancora una volta la conferma dello stato di disagio che vive il personale e che vive la popolazione detenuta. Sono dati che dimostrano che occorrono provvedimenti straordinari, perché l'Italia è sempre stata al primo posto nella ricerca del recupero del reo e non è possibile ad oggi che sia sotto processo per l'assenza di fondi strutturali al sistema penitenziario. C'è molto da fare, lo si può fare attraverso il FUG, il Fondo Unico Giustizia, che ci risulta avere 3 miliardi di euro a disposizione, e credo che un paese civile debba ritornare ad essere un paese tale anche per quanto riguarda la situazione delle carceri. Dati che peraltro per la polizia penitenziaria descrivono una situazione che sembra rosea, invece lo è tutt'altro, perché non si possono mettere in relazione i rapporti tra detenuti e agenti con altri paesi europei, dove i servizi che vengono resi dal personale penitenziario sono completamente diversi da quelli che rende la polizia penitenziaria. Ricordo che anche rispetto al monito che ha fatto Napolitano proprio l'altro giorno, abbiamo ancora una carenza organica che supera il 25% e si continuano ad aprire istituti penitenziari sulle spalle del personale.